Grazie a tutti, grazie per il vostro sacrificio, per non esservi sottratti alle tante sfide di questi mesi. Abbiamo fatto insieme un percorso difficile, con grandi responsabilità, però direi anche con la soddisfazione di aver servito lo Stato, di aver dato una mano ai nostri cittadini, di aver fatto parte di una squadra che si chiama Italia e che ha visto un ruolo nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli importante, un ruolo di supporto attivo, ma anche un ruolo di vicinanza a quelli che purtroppo hanno incontrato la pandemia. Un pensiero ai nostri colleghi che non hanno superato la pandemia e un abbraccio forte alle loro famiglie. Stiamo attivando delle soluzioni per essere loro vicini, anche per superare le difficoltà della vita di tutti i giorni. L'agenzia con i suoi mezzi ha cercato di essere vicino a voi e alle vostre famiglie. Con la Task Force Medica è stata al vostro fianco, vi ha dato il possibile supporto in un momento difficile con i tamponi, con la somministrazione dei vaccini influenzali e non ci siamo mai sottratti a tutto quello che potevamo fare per la vostra serenità, perché in fondo la vostra serenità fa parte di un disegno più organico che è quello che ci consente di marciare uniti per il benessere del nostro paese. Grazie a tutti, buon Natale di cuore e buon anno nuovo. E speriamo che sia un anno veramente nuovo, un anno con problemi differenti ma sormontabili. In fondo siamo riusciti a superare, riusciremo a superare la pandemia. Sono certo che nel 2021 riusciremo a fare grandi cose. Grazie di cuore.